Salve Valerie, eccoci qui in questo nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 5 Skyrim, l'Anniversary Edition. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati un Hai qualcosa da attimo con la dire? missione Assedio al Culto del Drago, una missione enorme, ma realmente enorme. Io che soprattutto con la mia connessione di merda dovrei evitare di fare video così lunghi, mi ritrovo a rifarli. Isolda, vero? Mi ha Cosa ti tirato uno porta al mercato? scattino, ma fammi vedere, sta registrando nel migliore dei modi? Spero di sì. Sono qui per Ad ogni portare la tua modo, masina. ci troviamo nella Credo che situazione che ora sottomettendosi al dobbiamo regno dei riprendere la grandi missione mari, principale, nel potrai lasciare mentre tutti diversi effettivamente il fatto che sono arrivati, diciamo, Windham si deve giusto un attimino riprendere dall'ultimo assedio. E giustamente la baracca è chiusa e il sacerdote di Talos è sparito. Mi dispiace un po', era un po' simpatico, no? Venire da queste parti, trovare lui che urlava, strane robe, eccetera, eccetera. Mi spiace averlo perso totalmente, però anche se, ripeto, la battaglia è stata veramente uno schifo, cioè c'erano i compagni che potevano intervenire, potevano avere qui il clan guerrieri nati, che poteva iniziare una mezza guerra già interna alla città. Nulla di tutto questo, corri lì, ammazza due manti da tempesta e viva città libera. Molto triste. Vabbè, e proprio per questo vorrei anche rispondere un attimo ai commenti partendo da Stefano, che purtroppo ce ne sono pochi perché lo scorso episodio è stato registrato molto, ma molto. Ah, ecco, mi sembrava strano. Non tanto è stato registrato in ritardo, diciamo così, ma tanto è stato caricato in ritardo, sempre per i problemi di connessione che mi affliggono. Quindi questo vediamo di essere un po' più sintetici, appunto rispondendo a Stefano. Effettivamente nello scorso episodio, nonostante tutto, è stato veramente un gran bel bottino. Che gli dèi ti assistano nelle tue battaglie. Grazie, mi serve aiuto, devo intrappolare un drago nel tuo Credo palazzo. di aver capito No, male. hai capito Mi è benissimo. sembrato che tu mi chiedessi di aiutarti a catturare un drago nel mio palazzo. Esattamente! Sai che non te lo chiederei se non fosse importante. Certo, hai già salvato Whiterun da quel drago. Eh già. Ti devo molto. Ma non capisco, perché dovrei permettere a un drago di penetrare nel cuore della mia città dopo aver fatto tanto per tenerlo lontano? La minaccia è peggiore di quello che credi. Alduin è tornato. Alduin, il divoratore del mondo in persona. Ma come possiamo affrontarlo? Il Oh, suo non lo so incontro non ancora. significa la fine dei tempi. Già, in un certo senso. Solo il sangue di drago è il mio destino, fermarlo. Non lo so, da Jarl lo guarderei di... Ma vaffanculo, vabbè. È impossibile solo se ci arrendiamo. Questo è un po' troppo idealista. Andiamo proprio su un vero motto nordico. Forse, ma ho intenzione di combattere. E tu? Nessun Nord avrebbe potuto dirlo meglio. Sarò al tuo fianco, sangue di drago. Sentiamo, cos'è questa follia di catturare un drago nel mio palazzo? È l'unico modo per trovare Alduin prima che sia troppo E tardi. poi Whiterun combatterà al tuo fianco, sangue di drago. Correremo il rischio e conquisteremo la gloria, che sia della vittoria o della sconfitta. Dunque, qual è il piano? Come pensi di attirare il drago nella trappola? Ancora non lo so, ma conosco chi potrebbe aiutarci. Ah, beh, occupatene tu. Sono certo che sai come muoverti. Forse è meglio così. Avrò tempo di controllare se quella vecchia trappola funziona ancora e di comunicare la notizia agli uomini. No, immagino gli uomini quanto saranno intelligenti. Tipo, ma ragazzi, avete pulito la trappola del drago? Ah, sì, quella vecchia ferraglia, sì. Bene, ci serve. Momento, Jarl, momento. In che senso ci serve? La trappola per il drago è pronta? Saremo pronti, non temere. Hai un piano per attirare il drago in questa trappola, vero? No. Dragon's Reach fu costruita per ospitare un drago? Secondo la leggenda, anche se non ho mai verificato la storia, era lo Jarl Olaf Occhiosolo che in seguito divenne re d'Ere. Dicono che lo sconfisse in duello con un urlo sulla cima del Monte Antor e che lo riportò a Whiterun. Il drago si chiamava Numinex, il suo cranio decora la sala principale. Quello là, esattamente. Ok, beh, questa storia bene o male l'abbiamo Ora, più se non ti che dispiace, ho una visita affrontata da mandare molte avanti. volte. Di fondo abbiamo anche più che parlato. Ok, impara l'urlo. Perché mi dai due obiettivi, pardon? Ah,
Non so quanto ci accoglieranno bene i nostri amici Blade, però Non è facciamo che i finta di cattivi nulla, regni. eh. Il Quindi proviamo verdurato è fiorito. ad andare. Speriamo che non ci mandino a calci in culo, anche perché qui c'è ancora la questione di Patornax che voglio analizzare per bene e a fondo. Diciamo che per ora non è urgente, ecco, affrontarla. Quindi credo che l'affronteremo solo ed unicamente nel momento in Ora cui faccio ci si parte del chiederà gruppo. apertamente di analizzare Sangue di quella drago, cosa fa? situazione, anche perché è una scelta difficile. È una scelta che si bisogna discutere oltre le semplici. Ciao mio piccolo cane, tu sei ancora lì ad aspettare. Oltre le semplici, come potrei dire, dicotomia Blade. Barba grigia, dovremmo un attimo affrontare la situazione al meglio. Quindi, se proviamo a. Ah, ma credo ci siano i due obiettivi perché uno possiamo chiedere a Hargnir, l'altro a Esbern. Sì, Vuoi cosa c'è? riuscire a tirare un drago a Dragon's Reach, Questione interessante. Sì, ho esaminato i registri qui al Tempio del Rifugio Celeste. Un sorprendente tesoro di conoscenza perduta. Ma la cosa importante è che le Blade registrarono molti dei nomi dei draghi che uccisero. Incrociando queste informazioni con la mappa di Delphin dei luoghi di sepoltura dei draghi, credo di aver identificato uno di quelli che Alduin ha riportato in vita. cioè, in che modo ciò ci torna utile? Ah, non lo sai. I nomi dei draghi sono formati sempre da tre parole del potere, chiamate urli. Ah, quindi i Se loro nomi chiami il sono drago urli. con la Beh, voce, ti udirà ovunque si trovi. sì, di fatto l'abbiamo visto nei degli altri draghi nominati che abbiamo ucciso, che insomma, no, abbiamo. I loro nomi erano sempre composti da tre parole. Perché dovrebbe rispondere alla chiamata? Non è obbligato a farlo, ma i draghi sono orgogliosi per natura e poco inclini a rifiutare una sfida. E la tua voce in particolare attirerà questo drago dopo la tua vittoria su Alduin. Dopo. Dubito che Ok. potrà resistere alla tentazione di rispondere alla tua chiamata. Come si chiama questo drago? Ah, certo. Non sono un maestro della voce come i Barbagrigia, ma è scritto qui in questa pergamena. Od Havin, cacciatore alato della neve, se leggo Vabbè, bene. grazie a Dio, una volta la tanto l'ha tradotto lui. Ah, così. Parola appresa, fantastico. A cavallo. Quindi potremmo evocarlo ogni volta che vogliamo, ora? Mi chiedo quasi quasi se lo sfido da un'altra parte. Cosa succede? Quale sarebbe la. Qual è ora il richiamo? Chiama. Ah, ecco, chiama Draga. Oh, Daig, ascolta la mia voce e manifestati, ti invoco nel momento del bisogno. Non mi sembra una sfida, mi sembra più tipo, oh, ti prego, aiutami, mio piccolo drago. Quindi, vabbè, facciamo finta di nulla. A parte questo che ce l'ha già preso e c'è già. Non abbiamo dovuto sprecare anime per ottenere la conoscenza. Vorrei comunque fare un salto a Rotgar Alto per vedere in caso lui ci. C'ha da dire qualcosa, fondamentalmente, Hargnir. E più che altro anche per comprendere se ha delle informazioni aggiuntive sulla questione o semplicemente a ripetere la stessa cosa che in tal caso sarebbe veramente, veramente noiosa. Wolfgar, no? Il Argay? cielo come tetto e la voce nel cuore. Cazzo Il è cielo Kant, come il cielo tetto stellato e la sopra di me, voce la nel legge cuore. morale dentro di me, vabbè, no? È una mezza citazione a Kant, non idea. Vabbè, quindi affrontato questo, direi che possiamo tornare tranquillamente, beh, più o meno tranquillamente. Più che altro io sono curioso di vedere se io lo evoco in un'altra zona, tipo di fronte a casa mia. Credo che tutti l'avranno provato a fare, ma probabilmente sarà un flop assurdo. Però proprio per curiosità, cosa succede se io lo evoco prima della trappola? Qui ho affrontato molti draghi, quindi teoricamente può tranquillamente atterrare. Avin!
l'ho sentito. Eccolo. Andiamo. Sono curioso di vedere se stiamo rompendo la quest totalmente. Su, scenda. No, lui rimane lì a volteggiare a farsi i cazzi suoi, fondamentalmente. Guarda come Cristo vola alto. Sei una noia mortale, Drago, sappilo. Ok, signori, per vedere se sta registrando, sì. Tu, beh, che dire. Conosci la signora dei sussurri, vero? Me lo sento. Sì, che la conosco, abbiamo già fatto quella missione. Allora, Jarl. Siamo pronti, sangue di Drago. È pronta? I miei uomini sono pronti, come promesso. Le grandi catene sono oliate. Attendiamo i tuoi ordini. E sono pronto, andiamo a intrappolare un drago. I miei uomini sanno cosa fare. Tu fa la tua parte. Sto mettendo la mia città nelle tue mani. Oh, fidati, non solo la città. Non solo la città. Quindi, vediamo di chiamare il drago, sperando che questa volta accetti in maniera un po' più pronta la nostra richiesta. Nel mentre volevo rispondere all'altro commento di Dovahkiin's Day, ragazzi, per tutti quelli che non hanno commentato nello scorso episodio e quindi commenteranno inevitabilmente una volta che avrò già registrato questo episodio, non vi preoccupate, comunque vi risponderò tranquillamente nei commenti. Comunque, per quanto riguarda la questione del fatto che Skyrim è un po' un gioco incompleto, questo era più che chiaro. Quello che vi ho detto in precedenza, io ti ho già risposto dopo Dovahkiin's Day, per quanto riguarda che speri che Starfield, magari anche se non è un flop, diventi tipo come Cyberpunk, come una sorta di vendetta. Quello che c'è da dire è che ti ho già risposto dicendo che fondamentalmente non saprei un granché, dal momento che non mi interesso minimamente, non le conosco proprio di base come funzionano le PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. Non so come funziona comprare un gioco, pagamenti, non ho minimamente idea di come si utilizzano a tutti gli effetti, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sono fermato con le PlayStation alla PlayStation 2, dove semplicemente inserire i dischetti, fine. Quindi, per quanto riguarda invece la tua scoperta, un piano per attirare qui un drago, vero? Lo spero. Dicevo, per quanto riguarda il fatto della tua scoperta, cioè che le armi incantate, tra l'altro potete portare extra. Pronti quando vuoi. Dicevo, il fatto che le armi incantate sono più forti di quelle uniche, per il semplice fatto che quelle uniche sono livellate, quelle incantate no. Nel senso più concreto, che le armi incantate, bene o male, le possiamo sempre rendere al nostro livello, quindi dando gli incantesimi sempre più forti, anche se di fondo hanno cap level. Quelle uniche invece sono programmate, tipo questa la trova a livello 50, quindi metteremo un'arma degna per un guerriero di livello 50, che poi noi nella maggior parte dei casi le andremo a prendere quando saremo livello 80, quello è un caso a parte. Vediamo di farla finita. While I cannot count the number of ways this plan could fail, I am certain that you will succeed. This is going to be interesting. Grazie, Nigo. Possiamo farcele, Nigo? Yes, I believe so. Let us go catch a dragon, my friend. Lo spero anch'io. How are you doing, my friend? Bene, non tanto. Bene, proviamo questa cazzata. L'urlo l'abbiamo selezionato. Fiend! Hai un piano per attirare qui un drago, vero? È quello che ho fatto. Ah, dov'è il drago? Sentito? Ah, eccolo, per sicurezza. Per sicurezza. Squarcio del drago. Oddio, no, no, non lo immaginavo così. Inigo! Puttana troia, volevi prendere il mio Inigo? Non dovevo venire qui. Eccolo che arriva. Fermi, già. Fermi ora. State al coperto finché non scende. Jarl, con quanta sicurezza lo dici? Lo dici come se avessi catturato 50 draghi. In realtà è il tuo primo drago che combatti, tra l'altro. Ok. Ora come ti senti? Non so se lo dovevo fare. Aia, aia. Ok, si può sconfiggere comunque. Non è questo chissà che cosa. Um,
non credo i nipoti a funzionare. Non credo debba andare così. Nico, retrocedi. Nico, non provare a nasconderti. Nico, puttana troia, perché dobbiamo buggare così la missione? Nico, puttana troia, vieni via. Try again. Nico, vieni via. Kill the revolting beast. Oh, andiamo, ci metteremo una vita per provare a nascondere. Rieccoci, signori, forse funziona. Ho fatto aspettare Nico all'entrata. È dietro di noi, sperando che non si avvicina. Fai qualche passo in più. Eccolo. Inigo, puoi fermarti. I'm okay. Don't waste your magic. Eh sì, invece. Orvuta me codva come un orso in trappola. Già. Zokfrinigren Kogradru. No, se parli così veloce non riuscirò mai a tradurlo. Ah, dimenticavo. Tu non conosci la lingua d'ova. Già. La mia impazienza di affrontarti in battaglia è stata la mia rovina, Dovahkiin. Rendo onore alla tua astuzia per aver escogitato un simile stratagemma. Zuhubonahar, ne hai passate tante per mettermi in questa umiliante situazione. Direi di sì. In Sip Alduin, certamente vuoi sapere dove trovare Alduin, vero? Perspicace, ragazzo. Esatto, dove si nasconde? Rinik Vaza. Una frase ad effetto. Alduin Bovul. Uno dei motivi per cui ho risposto alla tua chiamata è stato quello di mettere alla prova il tuo Tuhum in prima persona. Molti di noi hanno iniziato a mettere in discussione la guida di Alduin, chiedendosi se il suo Tuhum fosse davvero il più potente. E tu che mi dici? Tra noi, naturalmente. Munimihe. Nessuno era ancora pronto a opporsi apertamente a lui. Mi stavi dicendo dove trovare altro? Ma no, io sarei curioso di parlare un po' con il drago, tipo come si strutturano le loro gerarchie e tutto il resto. L'era meretica, gli potremmo chiedere come hanno combattuto i primi uomini, cosa c'era la loro epoca. Invece mi stavi dicendo dove trovare altro? In che palle, sì. Uslad Krosis. Molte scuse. Mi perdo in chiacchiere. Ha viaggiato fino a Sovngarde per recuperare le forze, divorando il Silesior, le anime dei mortali defunti, un privilegio che custodisce gelosamente. La sua porta per Sovngarde si trova a Skuldafen, uno dei suoi antichi templi sulla cima delle montagne orientali. Mindoran, Pahok, Midovei, Lavrantil. Non c'è bisogno che ti rammenti che tutto il potere che gli è rimasto si trova qui. Zuhulos, Tofan, Ilahan. Ora che ho risposto alla tua domanda, mi libererai. Bella domanda. Prometti di servirmi non finché Alduin non sarà stato sconfitto. Bene. Krosis. Krosis come c'è sacerdote. C'è un dettaglio su Skuldafen che non ti ho menzionato. Dimmi quello che sai, dunque. Solo questo. Possiedi il Tuhum di un Dova, ma senza averne anche le ali, non arriverai mai a Skuldafen. Che certo, merda! Potrei portarti lì in volo, ma non in queste condizioni, imprigionato.
La tana del divoratore del mondo. Ok, beh, effettivamente è la prima cosa che chiede proprio libera. Molto particolare come situazione. Tra l'altro lui starà sbavando dal momento che lui è rimasto fissato per i draghi. Era da tempo che aspettavo questo momento. Mi piacerebbe condurre degli esperimenti su di te. È solo nell'interesse della conoscenza. Vattene, mago. Non farmi rimangiare la promessa che ho fatto al Dovahkiin. Ti assicuro che non te ne accorgerai nemmeno. La maggior parte di essi non causeranno alcun dolore. Ah, la maggior parte. Farengar, è una pessima idea. Persino per uno come te. Già. Porta onore al drago. Non credo che avrai problemi a perdere qualche scaglia o un po' di sangue. Yormei, cosa ci fai lì? No, non l'ha presa bene per niente. Ma lui se ne scappa via a gambe levate addirittura. Addio. Jarl? Questo ti renderà l'eroe di Whiterun. Allora, se non ti dispiace, non impazzisco. Look at that silly gas bag. I bet he is feeling very embarrassed at the moment. Oh, fidati, quello lo è veramente. Non hai altre idee a disposizione? Potrei fargli delle domande, però sono veramente interessato più che altro a capire tutte le sfumature che però non ci sono. Tu? Non possiamo mai abbassare la guardia. I nemici di Balgruuf non riposano mai. Oh, quello è poco ma sicuro. Hai riflettuto sulla mia offerta? Oinikan Krun? Mi libererai, Rulaan, se in cambio ti prometto di portarti a Skuldafen e di tradire Alduin? Ma in realtà c'erano tutte quelle... Zuni Tarodis, sei tu che mi hai attirato qui e mi hai fatto prigioniero. Vobalan, Grahmindol, non ho fatto nulla per meritarmi la tua sfiducia. Sì, ma c'erano tutti gli altri dialoghi, ecco. Hai cercato di convincermi a lasciarti andare con l'inganno? Inhar, Orhinnu... Ed eccomi sempre qui, ancora tuo prigioniero. Non ti perdo di vista. Mi libererai. Se dico sì. Onikan Goravkin Mirat. È saggio comprendere quando hai una sola scelta. Beh, grazie al cazzo, permettimi. E puoi fidarti di me. Zuni Tarodis. Alduin ha dimostrato di non meritarsi di comandare. Ora sono libero. Liberami e ti porterò a Skuldafen. Ma c'erano tutte quelle altre domande che ti potevo fare prima. Dai, che palle, seriamente. Ora devo rifare tutto da capo. Ok, questi erano i dialoghi che avevamo saltato uscendo. E ti aspetti che creda alle tue parole? Arahan, mi hai fatto male, Dovahkiin. Forse non dico tutta la verità, ma non mento. Vai, scoprilo da solo. Zuni Bonolleit. Io sarò qui, a meno che Alduin non torni prima di te. E dov'è Skullfand? Non me lo segna nemmeno sulla mappa. Quindi suppongo che veramente sia l'unica maniera. Mi libererai, Rula. Posso dire che è una bella scelta di merda, perché di fondo il problema... Mi piacerebbe condurre degli andiamo, c'è tutto il mago. Dicevo, signori, di fondo il problema è un altro. Rulaan. Ok. Onikan Gorath. E puoi fidarti di me. Liberami. E ti porterò a Skuldafen. Potrei farlo, il problema è che teoricamente mi sento di fidarmi, non perché semplicemente me lo dice la missione, ma anche perché più pragmaticamente la questione è estremamente pratica, cioè...
il fatto che cioè il fatto che comunque i draghi appunto sono estremamente onorevoli. Come vedete, lui di fatto fino ad ora non ci ha mentito, ha semplicemente evitato di dirci tutta la verità. Però è abbastanza chiaro qual è la situazione, e oltre al fatto che non abbiamo grande scelta, comunque i draghi sono estremamente onorevoli. Già il fatto che lui ha accettato tranquillamente la nostra sfida, quando in realtà c'erano di fronte persone, poteva tranquillamente bruciarle o uccidere. Allora, amico mio, sarà Nut. Attendo i tuoi ordini, come promesso. Vedrai il mondo con gli occhi di un Dova. Sono pronto, portami a Skuldfan. T'avverto, una volta che avrai solcato i cieli di Kaizal, brucerai di invidia per i Dova. Lo spero. Amati. Ah, quindi gli sali proprio così? La Madonna. Essere più coraggioso che abbia mai conosciuto, o il più sciocco. Non saprei. Inaret ti protegga mentre attraversi il suo regno. Ma non mi fai nemmeno vedere la cosa del drago? Ah, mi lasci direttamente qui. Non posso procedere oltre. Krifthankrin. Attenderò il tuo ritorno, o quello di Alduin. Bene. Addio, mio caro lucertolone. E come prima cosa ora vi dimostro anche perché Inigo è il miglior compagno di sempre. Perché semplicemente ora posso tranquillamente evocarmelo. Wow, that was a bumpy one. Where are we, my friend? This place smells exciting. Oh, fidati, sì che lo è. Li vedo già movimenti di drago. I wonder if Alduin knows you are coming for his stinky head. It matters not. He will lose it either way. Se lo dici tu, Inigo. I am thinking this adventure will go down in history. I hope it has a happy ending. Lo spero anch'io per te, mio piccolo Inigo. Okay, let us get a parte questo, signori, direi che ora, come ora, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Sì, episodio un po' breve, un po'... E come posso dire, un po' più edulcorato degli altri. Vabbè, Nico, che cazzo ti aspetti? È il nido del drago principale. Dicevo, un po' edulcorato come episodio, però, signori, dopo due episodi, due precedenti, di in totale due ore l'uno. No, in totale due ore, quindi un'ora l'uno. Un episodio di mezz'ora sfoccata mi sembra d'obbligo. Quindi sono costretto a rammentarvi che tempo tira. Ci becchiamo nel prossimo episodio.